al caldo di luglio, direi al bollente di luglio, l'avventura, la nuova avventura del Grest, un Grest che come l'anno scorso culminerà con un weekend per le famiglie. Diciamo che il modulo è lo stesso dello scorso anno, i bambini arrivano, vengono accolti, c'è un primo momento di preghiera, poi c'è una riflessione e poi l'inizio dei laboratori che chiudono per il pranzo e poi al pomeriggio giochi con acqua o senza, quello che sia. Per cui dalle 8:30 del mattino fino alle 16 i ragazzi sono affidati a noi e all'equipe degli animatori. Una novità di quest'anno è gli ambienti sistemati. Noi siamo stati dotati o siamo stati forniti di ambienti ex Caritas dove abbiamo potuto sistemarci meglio quest'anno e rendere ai ragazzi un servizio migliore. L'altra novità di quest'anno è l'introduzione anche della figura di Serena. L'anno scorso avete visto solo Cassandra, quest'anno c'è anche Serena. Perché? Perché abbiamo voluto dare anche una sorta di importanza al ruolo della mamma animatrice, cioè la mamma che è presente nel gruppo degli animatori e che fornisce agli animatori stessi quelle abilità che può avere solo una mamma. Per cui una novità che quest'anno introduciamo e che ci auguriamo possa prendere veramente piede anche questo tipo e questo stile di vita in mezzo a noi. Quanti sono i ragazzi che partecipano? I ragazzi sono intorno a 25, 26, 30, dipende poi dalle giornate e dai capricci mattutini del risveglio. Gli animatori sono 8 e di tutte le età e poi noi tre che componiamo lo staff, un po' di supervisori. Quanto tempo si impiega per preparare un Grest? E tra scegliere l'argomento e iniziare a mettere giù un po' le bozze di tutto, si è trascorso un anno catechistico all'incirca, cioè si è approfittato degli incontri dell'anno catechistico per poter mettere giù le cose. Cassandra, come mai hai scelto di spendere la mattina, le mattine e i pomeriggi di 2 settimane facendo questo servizio? Sono cresciuta in chiesa e mano a mano mi hanno insegnato a mettere a frutto quelli che sono i doni che il Signore mi ha dato, di spendermi per quelli che sono le future generazioni che saranno qua in chiesa, e quindi quello che mi è stato insegnato a me io cerco di riportarlo ai bambini e anche agli animatori che seguo. Durante l'anno, come ha già detto Don Michele, abbiamo preparato il Grest, abbiamo scelto il tema, le riflessioni sono state tutta farina del nostro sacco e adesso gli animatori sono stati preparati per dare quello che hanno ricevuto loro a loro volta ai bambini.